Una grande folla ha voluto dare l'ultimo saluto a Giancarlo Lotti nel corso della cerimonia funebre svoltasi ieri alle 10 nell'arcipretale di Riva. L'imprenditore rivano è mancato domenica scorsa all'età di 73 anni a causa di una malattia. È stato uno dei protagonisti di Riva, un imprenditore sempre impegnato nello sport e nel sociale. Ha trascorso molti anni di dirigenza alla Benacense, ma era impegnato anche per via del presidio Slow Food locale, mentre nella vita sociale aveva ricoperto diverse cariche di consigliere presso l'azienda autonoma, AGS, Palazzo dei Congressi e Casa degli Artisti Giacomo Vittone. Vogliamo anche credere che tu ci possa vedere e compiacerti di quanto affetto hai saputo meritare, di quanta gente si sia stretta attorno a te in questo solito momento. In questa eremita presenza è rappresentata la tua intensa vita, chi ti ha conosciuto fin da bambino, ancora nei tuoi scout, nei tempi della scuola, nel tuo andare avanti e indietro da Rovereto, chi nella tua attività sportiva, poca popolarità esclusivamente da giovanissimo, quello più strutturato, molti sul lavoro, nell'impresa di famiglia che per tanti decenni è stata di riferimento in città, altri ancora nella tua attività cittadina, da dirigente della Piacenza, da quella della GS, dell'azienda di soggiorno, chi ti ha conosciuto da animatore, di casa artisti o del Rotary, o nella tua attività sociale, dove silenziosamente per anni hai dato il tuo fattivo contributo all'Istituto Casa Mia e alla casa di recupero del tossicodipendente. Tanti ambienti diversi dove hai lasciato il segno del tuo passaggio, dove hai incontrato tanta gente che ti ha saputo apprezzare, in cui tu hai sempre saputo vedere quello che di buono in loro c'è. Per questa tua offerta di amicizia era spontanea, senza riserve, mostrando una rara capacità empatica, una forza propositiva e una disponibilità a mettersi in gioco. E questi molti hanno raccolto questa tua offerta e l'hanno sinceramente contraccambiata, oggi per questi modi. Pochi possono contare su tutti gli amici come puoi fare tu. Non tocca a noi fare bilanci della tua vita, non possiamo, non dobbiamo, ma se, ci piace crederlo, ci stai guardando, pensa agli anni della tua esistenza, la troverai certamente ricca di gioie come di dispiaceri, di soddisfazioni, di momenti di tristezza, di risultati come di rimpianti, ma non potrai che concludere di aver impiegato bene gli anni che la vita ti ha dato, di non averla sprecata, di aver restituito l'amore che hai ricevuto, di aver lasciato evidenza del tuo passaggio in questa comunità. Noi le siamo grati per aver fatto incrociare le nostre strade, per il cammino che abbiamo fatto assieme, per quanto ci ha dato per essere stati amici. Ciao Giancarlo, amici.